Allora abbiamo Pietro, rappresentante universitari e studenti, si vede, sono ben attrezzati. Grazie Pietro. Grazie a tutti. Ci siamo già visti sabato scorso, per chi non lo sapesse mi chiamo Pietro Minute, ho 15 anni, faccio il liceo classico. E oggi sono rappresentante degli studenti universitari e liceali, delle superiori. Volevo raccontarvi una storia che mi è appena capitata, da pochi giorni. Io, facendo il liceo classico, no, sono costretto a mantenere la FFP2 e rimanere distanziati. E da tre giorni, in tre giorni, quattro studenti della mia stessa classe, quattro vaccinati, si sono malati di Covid. Di chi è la colpa? Ovvio. Quindi da sabato, da oggi, che noi siamo in didattica a distanza, DAD, per 10 giorni. E dopo ovviamente saremo costretti a fare un tampone molecolare. Oggi sono venuto qui a parlarvi dell'importanza che tutti voi adulti avete nel tutelare i vostri figli minorenni contro una delle più spregevoli dittature che si siano mai manifestate nell'arco di questi ultimi 2 secoli. Sono qui per ringraziare gli studenti universitari che mi hanno accolto nella loro comunità da quasi 6 mesi. E vorrei anche ringraziare gli studenti del liceo, degli istituti superiori, che hanno deciso di non mollare, alcuni magari anche contro il volere dei genitori, altri invece appoggiati, e che con forza e coraggio vengono qui ogni sabato e manifestano il loro dissenso. Vorrei dirvi solo una cosa, non mollate, non mollate! Se c'è una cosa che non dovete fare è mollare. Almeno fatelo per i vostri figli, che sono il vostro futuro e il vostro presente. Ovviamente noi abbiamo appena creato questo gruppo su Telegram per i liceali o comunque dalle persone dai 13 ai 19 ai 20 anni che hanno delle difficoltà psicologiche, i loro amici, magari amici da anni, non li invitano più, non ci parlano più, non vogliono più avere niente a che fare con delle persone, con dei ragazzi che hanno semplicemente espresso il loro libero pensiero, hanno esercitato un diritto sancito dalla Costituzione, che è quello di non vaccinarsi. Stanno pagando caro questo prezzo, sia nella vita privata che nella vita sociale, in quella pubblica. Quindi vi do a tutti voi, se avete dei figli vaccinati, non vaccinati, non ce ne frega niente, che però sono fermamente convinti che l'uso del Green Pass sia diventato e sia sempre stato un uso atroce per manipolare le menti, invitateli. Per chi volesse delle istruzioni, venite, io sono qua dietro al palco, chiedetemi pure. E niente. Molti mi hanno anche, molti del, qui presenti mi hanno dato molti messaggi di conforto, molte
anche molto offese, ma io me ne strafotto. E molti continuano a dirmi: perché non ti vaccini? Perché non molli? Perché sono fatti tuoi! Brava. Perché io in questa piazza, io in questa città, è da 6 mesi che combatto, ho combattuto, io in questa piazza combatto e sto combattendo, e io in questa piazza combatterò! Grazie. Ho 15 anni. Grazie ancora. Ringrazio Pietro. Ringrazio Pietro. Ha creato il gruppo degli studenti liceali che è nato da poco. Come voi sapete, invece, il gruppo degli studenti universitari esiste dall'inizio di questa lotta. E Pietro era con noi sin dall'inizio. Il movimento di studenti contro il Green Pass sta cambiando. Quando il Green Pass è stato introdotto, annunciato alla fine di luglio, per i giovani il Green Pass era un problema solo per gli universitari, perché era stato stabilito che per entrare in università c'era bisogno del Green Pass. Adesso però è un problema di tutti. Quindi noi non siamo più soltanto gli studenti contro il Green Pass, siamo i giovani contro il Green Pass. Tutti i giovani, lavoratori, studenti, chiunque. Quindi sappiamo che oggi sono venuti molti ragazzi che vogliono conoscerci, ma che non abbiamo mai visto personalmente, quindi vi chiedo, non siate timidi, incontrateci, ci troviamo presso i nostri compagni che agitano con orgoglio la bandiera della Serenissima Repubblica. Bene, Cristiano. Eccoli qua. Grazie. Grazie mille ragazzi.